Buongiorno a tutti, io sono Marco e benvenuti nella mia cucina. Non vorrei mettere ansia a nessuno, ma se ci fate caso, ormai sugli alberi sono quasi pronti da cogliere quei frutti che generalmente si consumano verso la fine dell'estate. Oggi prepareremo una buonissima torta di fichi e ricotta. E il crumble che utilizzeremo come copertura e come base, questa volta lo prepareremo noi, lo faremo alle nocciole, quindi niente biscotti confezionati. Andremo poi, come vi dicevo, a caramellare i fichi, che metteremo al suo interno, e prepareremo una bella ricottina liscia 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 e dolce al punto giusto. Andiamo a vedere come si fa. La prima cosa che faremo sarà quella di mettere a sgocciolare la ricotta, quindi una boule, un setaccio, inseriamo la ricotta, la copriamo con la pellicola e la facciamo sgocciolare in frigorifero per una notte. Nel frattempo, o l'indomani, prepariamo il crumble di nocciole. Quindi nel mixer inseriamo le nocciole, lo zucchero di canna e un pizzico di sale. Incominciamo a raffinare questi tre ingredienti. Quindi inseriamo la farina di mais, la farina e il burro freddo. Facciamo girare fino a creare un composto granuloso. Trasferiamo il tutto in una boule e lo rompiamo con le mani. Se necessario lo lasciamo una mezz'oretta in frigo. Dopodiché lo stendiamo su una placca ricoperta di carta da forno. Lo allarghiamo bene su tutta la superficie e lo inforniamo a 180 gradi per circa 15, massimo 20 minuti. Una volta sfornato e raffreddato, lo rompiamo con le mani fino appunto a creare un crumble. Lo lasceremo da parte e lo utilizzeremo dopo quando dovremo comporre la torta. Dopo aver lavato accuratamente i fichi, tolto il picciolo, li tagliamo a spicchi. Li mettiamo in un pentolino antiaderente, aggiungiamo lo zucchero semolato e accendiamo il fuoco a fiamma dolce, fino a quando lo zucchero non si sarà completamente sciolto e li avrà ricoperti. Quindi li togliamo dal fuoco e li stendiamo su un foglio di carta da forno a far raffreddare. Riprendiamo la nostra ricotta, eliminiamo l'acqua in eccesso. E pesiamo la ricotta sgocciolata. Aggiungiamo il 20% del peso della ricotta di zucchero. Mescoliamo bene. Infine la setacciamo. Così facendo avremo una ricotta liscia e priva di grumi. È arrivato il momento di comporre la nostra torta. Prendiamo il piatto da portata, il nostro anello, strisce di acetato sul bordo dello stampo e inseriamo il nostro crumble sul fondo della tortiera. Lo appiattiamo con il fondo di un bicchiere e cominciamo a farcire con il primo strato di ricotta. Inseriamo i nostri fichi caramellati, copriamo i fichi con un ulteriore strato di ricotta e chiudiamo la torta con il crumble alle nocciole, schiacciando bene bene bene. Mettiamo in frigo quindi a riposare per almeno un paio d'ore. Una volta che la nostra torta sarà ben rassodata, la possiamo togliere dallo stampo e cominciare a decorarla. Io farò semplicemente una spolverata di cacao e metterò due fichi freschi in superficie. Ed ecco qua la mia torta di ricotta, fichi caramellati e crumble alle nocciole è pronta. Come al solito qui sotto io vi lascio in descrizione le ricette che servono per preparare questa torta, poi ve l'ho detto, potete fare le varianti che volete e sbizzarretevi con la creazione dei dolci in generale. Ovviamente saranno delle dosi indicate per lo stampo che ho utilizzato e sotto vi lascerò la grandezza dello stampo. Se dovesse esservi piaciuto il video, mi raccomando, lasciatemi un like, iscrivetevi al canale e cliccate sulla campanella così da non perdervi i prossimi video che pubblicherò. Io direi che per questo video è tutto e niente, noi ci vediamo la prossima volta. Ciao ciao!